La Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino ha ospitato il 7 maggio scorso il Connection Day, un appuntamento promosso da ISEC Italia, grande network internazionale interamente gestito da studenti. Il Connection Day è un evento ormai arrivato alla sua quarta edizione, organizzato appunto da ISEC Italia, ed è una delle tante iniziative che la nostra organizzazione svolge durante l'anno. Si chiama Connection Day ed è nato appunto per cercare di un po' coprire questo gap tra il mondo degli studenti, mondo universitario e mondo delle organizzazioni, per così dire, non soltanto le aziende, ma di chi può essere un potenziale datore di lavoro e di chi comunque deve per forza di cose entrare prima o poi in contatto con il mondo degli studenti. E da questa, diciamo, necessità originaria è nata l'idea di creare un evento di un'intera giornata a cui partecipano gli studenti non solo della nostra organizzazione di ISEC provenienti da tutta Italia, ma anche gli studenti universitari delle università che ospitano ogni anno, che cambiano, sono itineranti, questo evento. Lavoro ed educazione nell'attuale scenario economico globale è il tema trattato durante l'evento, che ha permesso un susseguirsi di scambi di esperienze, confronto e interazione tra gli studenti e il mondo delle imprese. Confindustria direi che da sempre è stata attenta a quello che sono le tematiche della formazione, dell'education in senso generale. Peraltro riteniamo che l'education e la formazione sia un tema che deve essere di interesse trasversale, quindi di tutti. Quindi noi non lo vediamo come un interesse per e di Confindustria, ma un argomento su cui noi riteniamo di dover, a livello proprio di dovere, essere presenti, di dover dire la nostra, di dare il nostro contributo affinché si possa sempre, diciamo, tendere al meglio, quindi migliorare. In questo contesto rivestono un ruolo fondamentale le attività di collaborazione intraprese dagli enti di formazione con il mondo delle imprese. Il nostro modo di operare è quello di progettare insieme ai nostri partner industriali, definendo prima i ruoli aziendali, i contenuti che servono e anche il recruitment congiunto, in modo da inserire nei nostri percorsi formativi delle persone che hanno già di fatto nel proprio progetto formativo una componente, se vogliamo, di didattica più tradizionale e poi la componente che valorizza il nostro contributo, cioè quella di learning on the job attraverso lo stage, attraverso poi l'esperienza di inserimento. Tra le aziende presenti all'evento anche L'Oreal, alla continua ricerca di figure sempre più accattivanti e in possesso di specifiche caratteristiche. Ci sono delle caratteristiche che sono fondamentali, che sono l'imprenditorialità, la comunicazione, la capacità anche di convincere, lo spirito innovativo, una leadership che è molto importante. Poi terrei per ultimo, però molto last but not least, quello che chiamo la sensibilità al mestiere. Quindi noi, lavorando in un mondo sulla bellezza, il benessere, il lusso, il fashion, cerchiamo delle persone che hanno anche una certa sensibilità. Anche alla PricewaterhouseCoopers, oltre alla formazione tecnica, grande importanza viene data alle competenze personali del candidato. Quindi non soltanto la persona brillantemente laureata, ma con una componente di soft skills, quindi d'approccio al cliente, una componente di buona comunicazione, l'inglese è fondamentale, è meglio se ha un'altra lingua, e persone interessate a un percorso di carriera professionale, quindi più che un lavoro del tipo impiegatizio, un lavoro di tipo professionale, dove si lavora per obiettivi, dove si lavora in gruppo, dove assieme si raggiunge gli obiettivi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Quindi persone ambiziose, ma non troppo ambiziose, perché la componente del lavoro di gruppo è fondamentale.